Chiama perché sennò la Leonessa. No, anche perché abbiamo già sforato e è tardi. E, mi dai, insomma, mi fai gli auguri a Gerard Piqué? Allora, e a Shakira? Esatto, io sono un maschio attivo, quindi faccio gli auguri a Shakira. Volevo dire quello, mi ha anticipato Alberto. No, beh, perché sì, sicuramente facciamo gli auguri a Piqué. Perché quando ti segna il 22 dopo il gol di testa è sempre bello, no? Certo. Esattamente. Logicamente, a questo punto qua, visto che settimana prossima c'è il ritorno di Coppa e fra due settimane c'è la Champions, adesso abbiamo un'altra partita importante contro l'Atletico Bilbao, io sinceramente faccio auguri a tutta la squadra, eh? Esatto, bravo. Vabbè, speriamo che vada tutto bene. Allora, Sergio, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ti auguriamo una buona notte, ci sentiamo la settimana prossima. Sì, solo un piccolo dettaglio. Vai. Il 4 febbraio, cioè contro l'Atletico Bilbao, la Peña Ticino sarà presente. Ah, è vero. Con Davide Mulas. È vero. Okay. Davide va a vedere la partita del club, è vero. Molto bene. E un'altra persona di nostra conoscenza che sarà presente è Paolo Gianni. Oh, che sì, è vero, mi ha scritto oggi, grande Paolo. Gli inviati del Canton Ticino. No, vabbè, Paolo non è del Canton Ticino, è un amico, insomma. Vabbè, sì, va bene. Neanche Davide del Canton Ticino. Ah, neanche? L'ho detto come pianista, però... Vabbè, Paolo Gianni, che vedrà anche le sezioni, come sempre, andrà a vedere il basket. Sì. Grandissimo tifoso anche lui... Bravo ragazzo, dai sì, possiamo dirlo. Veramente. Va bene, Sergio, buonanotte, grazie. Ciao Sergio, e tanti saluti alla Leonessa. Ok, ciao Sergio, buonanotte. Ciao Sergio. Ciao. Va bene, allora, rapidissimamente, in chiusura, caro Alberto Polinori, detto il Flaco. Ricordiamo dove ci potete riascoltare, su www.radioromafutura.it, su Spreaker.com cercando Radio Barça Italia, sulla pagina Facebook di Radio Barça Italia, sulla pagina Facebook di La Peña Blogger a Roma, sul sito www.peñabloggeraroma.it, su Twitter @ Blaugrana Roma e su Twitter invece @ Radio Barca Ita. Ok, e ora ringraziamo i nostri amici che ci appoggiano sempre. Lo Spicci GL Quinta Lega si trova in Viale Irpinia 70, aperti dal lunedì al venerdì 9:12:30, 15:18 per la tutela delle pensioni dei pensionati. Il Caffè Letterario Mameli 27 in Via Goffredo Mameli 27 Trastevere Roma. Ricordiamo che il Caffè Letterario Mameli 27 si trova in una delle vie più esclusive del quartiere Trastevere in Roma, a pochi passi dal Gianicolo. In un'atmosfera calda ed accogliente potete leggere o comprare un libro, ascoltare musica dal vivo e assistere ad eventi teatrali, presentazioni di libri e appunto eventi teatrali. Vi ricordo il numero del telefono 06 89 01 89 78, 320 61 03 675. L'email è caffè.mameli27@gmail.com. Il sito internet è www.mameli27.com. Il nostro e vostro parrucchiere di fiducia Ribelli, unisex estetista, in Via Romano 39, zona Prenestina, Villa Cordiali, radio non stop, telefono 340-5341-633 del nostro amico Massimo Castellano, nonché pegnista della Peña di Roma. E mi raccomando, sabato alle 16:15, per chi vuole vedere la partita con me, con Alberto o con Alberto, al Pride Pub via Enea 15B, Appio San Giovanni, vicino al metro A, fermata Furio Camillo. Vediamo lì la partita del Barça contro l'Athletic Club Bilbao. Credo che ho detto tutto, Alberto, vero? Esattamente. Va bene, allora andiamo nei saluti, salutiamo vedete chi è stato con noi, tipo come Stefano Rizzo che ci ha lasciato prima, sì. Oppure chi è intervenuto telefonicamente come Flavio Rollo Mignana o il petisso Francesco Bonacura o Giuseppe Deserio e anche l'ultimo Sergio Leonetti. Un saluto ad Albert Parera. Un saluto Massimo e grazie per l'invitazione, essere qui è un piacere, anche perché te entiendes de fútbol muy bien, eh? Ma
qualcosa. Beh, qualcosa. Ho giocato molto anni, ho stato allenatore, ho stato arbitro, quindi qualcosa ho dovuto imparare. Esattamente. Esattamente. Mi manca solo che fa il presidente, il dirigente. Ma forse il mio paese. No, non lo so. Il vicepresidente di Piquet. Il vicepresidente di Piquet. Magari. Forse Rovona. Va bene, Alberto, anche a te un saluto. Vabbè, un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Barça Italia e ci sentiamo alla prossima puntata. Va bene, allora come sempre vi appuntamento alla settimana prossima, vi faremo sapere se mercoledì o giovedì andremo in onda sempre alle 21:30, ovviamente qui da RadioRomaFutura.it, Radio Barça Italia vi saluta, anche Maxi Morgante, ovviamente non può mancare Visca Barça, Visca Catalogna Niura. E Visca la Peña di Roma e la città di Roma. Arrivederci, okay. Buonanotte. Buonanotte. És un clam. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Estem d'acord, estem d'acord, una bandera ens agirema. Messi, encara 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 Messi, encara